Sì, la partita è stata veramente combattuta e purtroppo a noi ci vale l'inesperienza, perché mi vado a ritrovare io un organico di ragazzi, mi vado a ritrovare che di calcio 5 non hanno fatto mai. Quindi parliamo di ragazzi che hanno fatto calcio 11 sempre. Da 2 mesi che lavoriamo intensamente, il mister sta cercando di costruire il puzzle, in sostanza. Lo sta costruendo e piano piano cercheremo di sistemare tutto. Sì, infatti è questo che io dico ai ragazzi, un po' di furbizia in più, che sempre è valida all'inesperienza dei ragazzi, perché come dicevo prima, ragazzi che vengono tutti dal calcio 11 si trovano in un concentramento di calcio 5 e adesso hanno questi problemi che il mister sta iniziando a sistemare un po'. Comunque i ragazzi, io non mi posso lamentare, i ragazzi sono tutti ragazzi combattenti, tutti ragazzi che gli piace fare il risultato e io penso con un po' di lavoro in più, iniziando da poco noi in questo settore, io dico che i ragazzi daranno il massimo e ci daranno delle soddisfazioni. La sconfitta ci serve veramente, è una botta che ai ragazzi ci serve, perché devono capire anche questo, che le partite vengono giocate sul campo, si deve accettare pure la sconfitta che ci sta, come ci sta se dobbiamo vincere. Abbiamo giocato bene, ma purtroppo il risultato non è stato a nostro favore. Sì, grazie mille, grazie di tutto e grazie di essere qui. Magari ci rifaremo la prossima, perché la sconfitta ci aiuta. Senza dubbio, daremo il meglio alla prossima partita. Grazie. Sì, più che di 3 minuti direi che è mancata un po' l'esperienza dei miei ragazzi, ma tutto sommato sono soddisfatto di quello che hanno dato e ci rifaremo alla prossima. Come hai detto tu, sinceramente meritavamo di vincere noi, però va bene così, dai. Ok. Sì, nel primo tempo abbiamo peccato un po' di superbia, perché ci sentivamo un po' più forti, sinceramente, come abbiamo dimostrato, però il calcio è anche questo. Complimenti agli avversari. Certo, si parte sempre da una sconfitta per riprendere il cammino con più coraggio, più forza e più determinazione nel mostrare le nostre capacità. Rimproverare sinceramente nessuno. Mi posso rimproverare io stesso, perché come hai detto tu nel primo tempo ho sbagliato 2 reti abbastanza facili, ma va bene così. Più che malizia, come ti ho detto prima, un po' di esperienza dei miei ragazzi, ma pian piano cresceranno e non capiterà più di stare 15 minuti col quinto fallo, non ti preoccupare.